Spezia. Abbiamo avuto modo di preparare bene la partita con il commissario Astelli, quindi speriamo di aver resettato tutto e quindi sarà il momento di ripartire da zero, quindi vogliamo sicuramente ripartire bene per avere un altro andazzo nel girone di ritorno. Ma sì, il cambio è stato preso in modo positivo comunque. Ci dispiace per come siano andate le cose con Mister Barone, però era inevitabile il cambio, quindi la società ha fatto questa scelta e quindi ci siamo messi subito al lavoro con Mister Terry per preparare questa nuova parte della stagione. Quindi stiamo lavorando bene e siamo molto positivi e ottimisti per il proseguo del nostro campionato. È ovvio che magari cambiare di continuo i ruoli oppure i moduli di gioco non è molto. Non dà tanta fiducia magari ai giocatori e non dà tanta continuità al suo stesso gioco. Ma al di là di questo, credo che ogni allenatore ha una propria idea. Mister Astelli ha la sua idea chiara, comunque è partito già sin dall'anno scorso con il 3-5-2, credo che continuerà su questo punto di vista da ora in avanti. Credo però che al di là dei moduli, i ruoli, credo che conta tantissimo la testa. Quindi credo che questo momento sia da resettare, dimenticare tutto quello che abbiamo fatto nei mesi precedenti, da ripartire da zero con una sola convinzione di fare molto meglio il girone d'andata. A Udine è stato toccato, credo che, un punto molto negativo per noi, sia per la classifica, ma sia per noi giocatori. Quindi lasciamo le spalle, come ho già detto prima. E niente, il cambio dell'allenatore è ovvio che alla fine è un fallimento anche per noi stessi giocatori, perché comunque siamo noi i veri interpreti che andiamo in campo il sabato. L'allenatore ti può dare tantissimo durante la settimana, però se poi al sabato arrivi e fai fatica a rendere al massimo delle tue qualità e quantità, poi alla fine fai fatica. E quindi è stata una sconfitta per tutti quanti. Quindi credo da ora in avanti dobbiamo soltanto mettere testa al proseguo del campionato e basta. Trovare ognuno, prendere le proprie responsabilità, capire perché io oppure gli altri ragazzi non abbiamo reso così bene il girone d'andata e per far sì che da ora in avanti le cose vanno al meglio, che possiamo rendere tutti quanti un po' di più. Perché a volte in determinate partite, in determinate situazioni, magari anche noi ci siamo resi conto che comunque con un po' più di rabbia agonistica, un po' più di volontà, un po' più di voglia avremmo fatto un risultato diverso. Però comunque al sabato sono sempre gli avversari anche in campo, quindi a volte non è manco facile esprimere le tue qualità e le tue capacità. Quindi siamo consapevoli che dobbiamo tutti quanti arrendere un po' di più, ma sia a partire da noi giocatori, dall'allenatore e da tutti quelli che lavorano intorno a noi. Quindi dobbiamo esprimere molto di più di quello che è stato fatto al girone di andata. Ma no, credo che comunque sia stato un giusto premio per il passaggio del turno, ma sia per noi sia anche per i tifosi, per la città. E quindi credo che sia stato un traguardo importante da aver raggiunto. È ovvio che poi sia stata la partita in mezzo, però comunque abbiamo comunque il modo e il tempo per recuperare bene per la partita di sabato. Credo che se possa far bene anche a noi a livello di gioco, a livello di calcio, credo che sarebbe bello poter usarlo per una partita, quindi per il proseguo del campionato. Quindi se si poteva dare una mano a noi, quindi siamo molto contenti di poter far parte, utilizzare il prodotto, ecco. Grazie.